nuovissimo video, come sempre sono Tecnoide. Siamo tornati ragazzi nella stream house. Purtroppo raga non sto parlando a voce alta perché in questo momento c'è Ontas che è andata a dormire. Io, Sblito e Ussa adesso vogliamo prepararle assolutamente un troll. Questo ragazzi è il primo troll che sto provando a fare ad Ontas, perciò mi raccomando scendete qui sotto nei commenti e scrivete hashtag vogliamo altri troll a Ontas. Lei solitamente va a dormire molto prima di noi perché come sapete si sveglia al mattino per fare le live, e dato che si sveglia direttamente alle 8 del mattino ha bisogno almeno di dormire le sue 7-8 ore. Perciò in questo momento lei è già andata a dormire, sono circa le 3 e ormai è buio. Aspettiamo un'altra mezz'oretta nel mentre io vado a cenare con gli altri. Sapete che noi ceniamo tardi perché ceniamo dopo che finiamo le live. Una volta che abbiamo finito rimanete con noi per vedere che cosa andremo a fare ad Ontas. A dopo, ciao! 3 hours later. Ragazzi guardate che ore sono. Guardate che ore sono. Sono le 2.54, ho appena finito la live su GTA 5 RP. E siamo in piedi, io, Ussa e Sblito qui dietro alla telecamera. Attendo così, guarda che li spaventi, che sei tutto stunnato, che hai sonno. In questo momento ragazzi c'è Ontas che sta dormendo e io devo assolutamente farle un troll perché non mi sono ancora sfogato. C'ho la voglia di troll che devo fare. Ussa, hai la tromba tu? Sì, c'ho. Vai, andiamo a prendere. Io mi dissocio. Mentre qua c'è la mia pizza, che è la mia cena ragazzi, perché io addirittura non ho ancora cenato, vi giuro raga, non ho ancora cenato, mentre invece loro hanno già cenato, c'è tutto ancora di sopra. Adesso stiamo aspettando che Ussa ci vada a prendere la trombetta. Non appena Ussa ci prende la trombetta scendiamo giù in camera da Ontas e vediamo se lei sta dormendo. E che no, raga mi raccomando scriveteci qui sotto nei commenti quale sarebbe stata la vostra reazione se... Mamma mia fra, ho visto il tuo riflesso qua nel vetro. Mi sono spaventato. Scriveteci qui sotto nei commenti una vostra reazione. Cioè, che cosa fareste voi se nel bel mezzo della notte arriva qualcuno con una tromba e vi suona la tromba addosso? È piena? Sì, c'è, c'è. Ok, non mi avete pensato, magari andiamo lì a sveglia. Quando si sveglia riperò, si scherzo. Come fai a non beccarci con uno dietro che gli dico stai zitto lui? Mi sono pure chiuso il naso, zio, ma mi fai ridere. Ma hai sentito lui, non me. Hai sentito uno che sghignazzava dietro, no? Ma hai sentito la porta o uno che rideva, sei sincera? Nessuno dei due. Vedi? Allora non è colpa mia. E perché ti sei svegliata? Perché io... E sei andato a dormire alle? Perché fra 3 ore, scusami? Perché vai live alle 8. Ah, no, auguri, sei. Auguri. Ma fallo già da adesso l'aggiornamento. Esce alle 6. Ma scusa, beh, non ci puoi andare dopo, tanto. Non lo so, poi... Niente, ma non lei sa quello che vuole fare. Vabbè, buonanotte, io vado a cenare che ho ancora la mia cena su, che non ho ancora cenato. Non è che tutti gli scherzi possono andare bene, eh? Vai, spegni la luce. Siamo nella stream house. Siamo nella stream house, tranquilla. Va tutto bene, siamo nella stream house. Dove siete? Oh, ma si sveglia o mi sa che... Dove siete? No, intendevo... Comunque... Cambia discorso, cambia argomento. Ma sei stunnata? Ma va tutto bene? Mi hai detto flash perché l'ho visto che mi hai detto che non puoi dormire così e che si toglie. Si toglie che non l'hai messo bene. E no, perché non ci arriva dentro. Vabbè, stavi a dire dove siamo. Ma si sveglia, non si sveglia. Ma non è sveglia. No, ma che non è sveglia, secondo me. Guarda che non è lucida, non sei lucida. In che senso? Come ti chiami? Alessia. Quanti anni hai? 23.
Stai bene, dov'è che sei? Allora, dove sei? Dove sei in questo momento? Eh? A Roma. Ma che Roma? Ma che cazzo dici? Stream out. Dai, non mi ricordo. Sta presto dormendo male. Dai, non mi ricordo cosa ti stavo dicendo. Pronta. Vai, vai, dimmi, dimmi. Non mi ricordo. Come fai a non ricordarti quello che stai dicendo poco fa? Hai detto dove siamo? Hai detto così prima? No, prima. Cioè, sei stato testimone. Prima. Vabbè, per un'altra sei qui che torni a dormire. No. Allora, lui ha detto che andiamo a mangiare sopra. Cosa volevi dire? Io ho detto vado a cenare. È stato dentro da seduta. No, sto pensando, non mi ricordo. Va bene, non ti preoccupare, non c'è problema. Vabbè, domani. Ne riparliamo domani quando sei più lucida, ok? Ma che cazzo? Oddio! No! Secondo me se domani guarda che le dice, guarda che abbiamo fatto un video e gli dice quando? Vabbè, buonanotte! L'avete fallito, quindi. Lo so. No, ma no, fagliela spegnere da lì la luce, così poi quando ti svegli sì, c'è. Spegnila da là. Così non devi alzarti. Tu. Buonanotte. Ah, oh, Mel. E quando ti dicevo che mi sveglio subito? Sì, ecco. Sì. Ma insomma non sei sveglia perché sei ancora stunnato. È il corpo che si sveglia, il cervello po', dopo. Un po', sì, un po'. No, un po'. Stavo comunque dormendo. La radice quadrata di 25? Lasciala dormire che si deve svegliare alle 6. La radice quadrata di 25? Non lo so, non tu sveglio. Non sono nemmeno io, l'unica che sei 5, andiamo. Notte. Ragazzi, commentate qui sotto nei commenti. Buonanotte, Ontas. Notte. Questo va su. Sì! Ma come sì? Come no? Commentate con buonanotte. Detto ciò ragazzi, buonanotte. Mi raccomando, commentate qui sotto con buonanotte. E soprattutto se volete ricevere un cuoricione da parte mia, commentate con la tromba. Purtroppo oggi abbiamo fallito, però abbiamo visto Ontas che non era tanto sveglio. Sì, perché stiamo andando? Io? Perché scusa? Perché? L'essere dalle Kenzie. No.